la sua ennesima fuga del carcere. Molto si è polemizzato sul permesso premio che gli è stato concesso e che gli ha consentito di evadere, ma in realtà la giustizia con lui era stata anche molto severa. Il mio padre è molto contento, io stavo in casa e non me l'hanno fatto andare a vedere. È morta mia madre, io sto ancora in carcere, io non l'ho vista. È morta Zaira, che volevo andare a vederla, e io non l'ho vista. Io non sono andato in nessun cimitero. Che vita ha fatto prima di entrare in carcere la prima volta? La vita mia, cioè, da bambino che facevo? Stavo con le giostre, io facevo Luna Park, le giostre, motoscontri, giostre a catene, queste cose qui, insomma, Dagadà, Enterprise, le giostre. E tu aiutavi i tuoi genitori? Aiutavo i miei genitori, stavo con la mia famiglia. Però da bambino l'unico vizio, diciamo, che c'è avuto è guidare le macchine. L'unica malattia mia, insomma, che mi è piaciuta sempre è stata quella delle macchine. Io pensate, altro esempio, per farvi capire come la vedevo io, come ero fatto io su queste cose qua, no? Gli altri, per esempio, se rubavano una macchina, se vendevano le ruote o il mangianastri, per esempio, da bambini. E io invece prendevo le macchine solo per divertirmi. Non andavo manco per 20 pezzi della macchina, io prendevo la macchina solo per divertirmi. Io la prima macchina grande che ho guidato, avevo 13 anni, è stato un Ferrari. Insomma, ero bambino, insomma, ero ragazzino. Giuseppe Mastini nasce nel 1960 in una famiglia di giostrai di origine sinti. Sembra un ragazzo come tanti, finché a 15 anni, insieme ad un amico, uccide durante una rapina un autista dell'ATAC, Vittorio Biggi. Viene condannato a 15 anni e nel 1977 evade per la prima volta dal carcere d'Aquila. Il perché di questa fuga Johnny Lo Zingaro lo racconta in aula davanti alla corte d'assise. Io ho fatto un anno e 7 mesi a 15 anni di celle di isolamento. Io la notte parlavo col muro. Non potevo, non c'avevo un modo di vedere. Andavo al passeggio, all'aria, con la rete di sopra. Andavo al colloquio con i miei familiari e mi facevano passare sotto un tunnel, tipo che forse... Io ho visto, insomma, dentro i cazzi i peggiori, insomma, gente che ammassa veramente così. Ma insomma, un trattamento come l'hanno fatto a me, quello che ho passato in un carcere non l'auguro al peggiore dei cani, al peggiore non l'auguro a nessuno. Non l'auguro proprio a nessuno. Ve ne dico una, io sempre minorenne, dentro un carcere di maggiorenni. A fianco a me, io vado dentro, parlando di scuola, vado alla toilette, che succede? Esco fuori dalla toilette, mi rimetto a letto, niente, l'hanno crivellato, insomma è morto, l'hanno ammassato con un cane, uno. All'ordine del giorno questa cosa succedeva. Io lascio immaginare, io avevo 15 anni e queste cose qua, insomma, io la notte quando rientravo in cella, quando mi mettevo dentro la cella, capite che voglio dire, signor Presidente? Non stavo tranquillo, come potevi stare tranquillo? Scendevi all'aria e dovevi camminare con le spalle addosso al muro, perché se non camminavi con le spalle addosso al muro, che non so. Che ve lo dico a falso, capite? Era il tempo del fuoco, dentro il calcio era il tempo del fuoco, dove la gente si ammassava così. Un'altra fuga dal carcere di Pianosa, ma nell'83, durante un normale controllo di polizia, Giuseppe Mastini viene di nuovo arrestato e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Badu e Carros. Da questo momento Johnny Lo Zingaro sembra cambiare, tanto da meritare nel febbraio dell'87 una licenza premio di 8 giorni. Ma il lupo perde il pelo, ma non il vizio, e il gitano scapestrato, ribelle e ingovernabile, per la terza volta non fa rientro in carcere. Resta latitante per 2 mesi. Conosce Zaira Pochetti, una studentessa universitaria di 20 anni, che lo accompagnerà nei numerosi e gravi reati commessi, finché il 23 marzo si scatena una vera e propria caccia all'uomo. Decine di auto della polizia e dei carabinieri stanno dando la caccia a 2 banditi in fuga. La città è stretta in un'autentica morsa, una fitta maglia di posti di blocco, mentre nel cielo si vedono volteggiare gli elicotteri. Uno è quasi certamente, secondo la squadra mobile, Johnny,
ossigenato i capelli. Polizia e carabinieri, con tutti gli uomini e le macchine disponibili, stanno stringendo il cerchio. Roma è assediata, la caccia continua. In quella terribile notte del 23 marzo dell'87, Johnny Lo Zingaro commette reati numerosi e gravissimi. A questi seguì un processo celebrato nella Corte d'Assise di Roma nel 1989. È un processo celebrato con il vecchio rito, diverso da quello a cui oggi siamo noi abituati. Infatti il giudice era a conoscenza di tutte le indagini svolte, iniziava l'esame in aula con l'interrogatorio dell'imputato, in questo caso Giuseppe Mastini. Senta, lei è stato uscito dal carcere in permesso quando era il 2 febbraio, il 1 febbraio? Quindi dal 2 febbraio per circa un mese, certamente non l'hanno scoperto per quello che ha fatto nel periodo precedente? No, no. È stato... Insomma, io sono uscito, mi hanno dato questa licenza dopo l'età di 15 anni, è stata la prima licenza. 8 giorni l'ho trascorso vicino alla mia famiglia. Nel frattempo, un giorno prima, ho voluto passare insieme agli amici, altri ragazzi, insomma. Anche perché era tanto tempo che non li vedevo. Dice Johnny, dice, passano una mezza giornata insieme a noi. Dico, bene. E sono stato insieme a loro. Adesso fuori un macello. Adesso, insomma, la droga è un casino. Insomma, vai a pranzo, sai com'è, cena, una festa, una cosa, dentro il ristorante, insomma, gli amici. Alla fine, diciamo, della cena, del pranzo, vuoi dare una botta? Una botta sarebbe, vuoi tirare la cocaina. Una botta di cocaina, un'altra botta di cocaina, e la cocaina è una brutta bestia, è una brutta bestia proprio. Lì per lì, se la prendi, quando sei calmo, può darsi che non ti fa niente, può darsi, cosa che è difficile, la cocaina in se stessa già ti altera, non ti fa stare calmo, te va a stare sempre nervoso, sempre agitato, insomma te va a stare sempre con l'occhio così da fuori. Insomma, finiamo da mangiare, io e con questi amici. Gianni mi dice, ma te va davvero da rientrare? Dice, adesso ho fatto 12 anni. Dico, sì, io dico, mi sono fatto 12 anni. Adesso io sono uscito. Dico, devo andare in semilibertà. Infatti avevo fatto già l'istanza per la semilibertà, che lì insomma mi hanno dato una mano, giudice, direttore, assistenti sociali, psicologhe, insomma mi sono fatto volere bene in questi anni. Ho cercato di comportarmi, volevo uscire normale, volevo vedere che cosa voleva dire, uscire normale, a mettermi a lavorare, insomma, non dare mai modo a loro da dire Mastini sei un bravo ragazzo. Che è successo? Cocaina, non cocaina? La cocaina, ve l'ho detto, se ve la prendete in un modo, è questo il fatto. 12 anni che sto in carcere, adesso questi 2 anni, altri 2 anni, sono 14 anni che sto in carcere, me la prendevo 15 anni, chi l'ha mai vista la cocaina? Cioè, il carcere non ha mai avuto. Capite? Quindi la prima volta è stata quella sera lì, Ma fatto diventa matto, sono andato proprio di cocaina, vicino. Ho fusato, ho fatto tilde con la testa, non capivo proprio più niente, non ero più io, mi sentivo proprio anfetaminico, mi sentivo, che ne so, mamma mia, non lo so nemmeno io come potevo stare. Dopo, la cocaina, prima c'era lì, poi me la dovevo andare in media io, poi dovevo prendere io perché io la volevo, perché volevo stare insomma con la testa, non la facevo sta senso, non la facevo più sta senso. Ma fatto. Il giorno che ti sei dato a fare per prendere questa, trovare questa cocaina. Sì. Vabbè. Non sei rientrato il 10 di febbraio, però ti sei dato, diciamo, alla latitanza. Sì, ma da quello, almeno da quello che risulta dagli atti di questo processo, sì, per almeno una ventina di giorni. Sì. Ti sei comportato bene, insomma, tranne il fatto di andarti a comprare questa cocaina. Non
150.000 lire. Sapete a quanta cocaina sono arrivato a prendermi? Dite così, semplicemente. 7 grammi. Ma questo vizio nel giro di pochi giorni è venuto? Ogni giorno. Ma vi dico solamente, sapete quanto dormivo al giorno io? Dopo che ho finito la licenza, insomma, che dovevo stare fuori ricercato, così. Dormivo 2 ore al giorno. Se dormivo, ero diventato un chiodo. Non mangiavo mai, perché non mi facevano mai mangiare quella roba lì. Tu ricordi che la prima rapina, che è una delle prime rapine che hai commesso, l'hai commessa presso un distributore di benzina sull'autostrada Roma L'Aquila, in località La Rustica, in cui ti sei impossessato di 500.000 lire. Questo particolare lo ricordo. Se mi dite la prima, se mi ricordo che l'ho fatta... Ti ricordo, detto, questa sarebbe la prima rapina che è contestata alla data del 1 marzo. La prima rapina contestata. Per circa 20 giorni, dunque, Johnny lo Zingaro si comporta, fra virgolette, come un bravo ragazzo. Ma da quel momento si trasforma in un terribile e implacabile criminale. E infatti, nel capo di imputazione, gli vengono addebitati ben 50 reati. Ti ricorda che cosa è accaduto quella sera in cui è stato rapinato? Sì, praticamente stavo a Pistigure e c'era una fila di macchine. Qua di là si è fermata una Saab nera di fronte alle due file di macchine, che è sceso questo tizio con una pistola, mi ha dato un colpo qui e mi ha detto dammi i soldi. E poi ha seguitato a rapinare. No, lei ha avuto occasione, avesse dei capelli? No. Non te lo ricordo. L'ha visto in fotografia, l'ha riconosciuto? No? No, io sì, ho visto in fotografia, però non sono stato in grado di riconoscerlo. Ma sì, lei lo riconosce? Il testo non lo riconosce Mastini, ma Mastini riconosce il testo. Stavo per mettere in macchina. Mi, una decina di metri di dietro, una Golf nera, ferma, sul ciglio della strada. Mi sono messo in macchina con un ponio e siamo partiti. Appena partito, visto che questa macchina partiva e mi tagliava la strada, pensato per la verità in un primo momento a un rapimento. Poi un signore mi ha detto scusi, io ho aperto lo sportello, anzi non mi ricordo se ho aperto io o aperto lui lo sportello, scendi dalla macchina e ha fatto così con una pistola. Saranno stati 40 secondi, non mi ricordo bene. Ha preso il mio portafoglio, la macchina e la borsa nella quale tenevo gli atti notari, la cosa tragica, cioè le ricevute degli atti del registro, ho impiegato 5 mesi per recuperare. Ma i contanti quanto aveva? Lei i contanti quanto aveva? Io avrei avuto un 19 milioni. Oh, ti sei impossessato tu di una borsa praticamente, hai guardato dentro la borsa? Sì, ho guardato dopo che mi sono allontanato, sì. Vabbè, e l'hai visto che c'erano 20 milioni? Ho visto solo incartamenti, ma 20 milioni. Cioè, ma l'hai rovistato bene? Sì, io l'ho guardata tutta, c'erano solo delle chiavi e... degli blocchetti da 16 c'erano? Sì, c'erano anche dei blocchetti. Oh, poi tu hai detto che questa qui l'hai buttata in un cassonetto, sì, dell'immondizia. Io stavo prendendo un cappuccino, mi ricordo soltanto dal live fatto. Stavo girando lo zucchero e vedevo mio marito che guardava una persona dietro, cioè lo vedevo un po' strano, un po' agitato. Mi sono girata e ho visto un viso. Ho detto ma che vuole? Dice vuole i soldi. Poi mi sono abbassato, ho abbassato lo sguardo e ho visto la pistola. Per cui ci ha puntato questa pistola addosso e a mio marito gli ha tolto l'oro, i soldi eccetera, e poi mi ha tolto gli anelli, voleva il mio oro, mi ha tolto gli anelli, cioè io non riuscivo a toglierli ovviamente, me li ha tolti lui, ha preso i soldi che avevo nel portamonete, cioè ha preso, glieli ho dati io perché mi ha dato la possibilità di darglieli. Poi mi ricordo che girava nel locale, andava avanti con questa pistola e chiedeva la cassa e tornava indietro e...
pistola, la ricordo bene perché c'era il tamburo e lui con la mano lo faceva girare il tamburo. Si è avvicinato a me e mi ha detto: dammi la chiavezza, il bracciale e apri la cassa. E io ho detto: ma che stai a dire? Cioè, non ho creduto alla rapina, proprio minimamente. Poi invece ho visto che me l'ha puntata, ha tirato il grilletto, ho detto: fermi, prendete tutto, pure gli amici, ho lasciato tutto. C'erano dentro, c'erano una ventina di clienti e hanno tolto il portafoglio a tutti quanti. Infatti sei imputato, e questa viene sempre negata, di aver commesso una rapina, di esserti impossessato di una pelliccia, di vari oggetti d'oro, di denaro, ai danni di Trivelloni, Laura e Nocera Roberta, dove spieghi che Trivelloni e Roberta ti hanno riconosciuto come l'autore della... Sui giornali ogni cosa che succedeva, mancava poco, che vedete, se il mostro di Roma per esempio stava a Roma e capitava una cosa del genere a Roma, il mostro di Roma sarei passato io anche per il mostro di Roma, sono sicuro. Non c'era una rapina che non mi accusava? Sì, vabbè, questo è... Le rapine che si susseguono dal 27 di febbraio 87 fino al giorno, al momento dell'arresto, in questi 26 terribili giorni, sono tutte rapine che consentono alla Corte di poter procedere a radicare un giudizio di responsabilità in capo al Mastino Giuseppe. Ma è la notte tra il 22 e il 23 marzo che vengono commessi i reati più gravi. Perché Johnny lo Zingaro, ormai braccato da polizia e carabinieri, cerca disperatamente di sottrarsi e fugge nella periferia romana insieme a Zaira Pochetti. Zaira Pochetti è la sua donna. Johnny l'ha conosciuta poche settimane prima durante la latitanza. E lei è una ragazza di 20 anni, una studentessa universitaria di umilissime origini. L'incontro con Giuseppe Mazzini sarà per lei fatale. Infatti, poco dopo la cattura, morirà all'ospedale Gemelli di Roma per anoressia mentale. Lei è? La lavora di Genova. La madre di Zaira. La madre di Zaira, sì, infatti mi conosce. Posso avere la responsabilità col giuramento assumere davanti di davanti agli uomini, giurare a dire la verità, nient'altro che la verità, dicalo giusto. Signora, lei sa nulla di... Io non so niente. Mastini, non so niente di Mastini. Poi tutto per dire c'è stato così. No. Questa anziana e umile donna non si è mai morta della figlia di cui andava tanto fiera, la prima nella sua famiglia di pescatori ad iscriversi all'università, e addebita ai crudeli meccanismi della giustizia la sua morte. Infatti, secondo lei, non erano state accolte le numerose istanze che aveva presentato per la scarcerazione della figlia. Lei non ha presentato diverse istanze per sua figlia? Sì. Un'istanza ha chiesto che furono concessi gli arresti domiciliari? Sì. Va bene. Aspetti. Una volta ricevuti gli arresti domiciliari, sì, lei ha avuto da me, proprio in condizione della particolare malattia di sua figlia, sì, avere il permesso che sua figlia potesse uscire di casa, sì, per 2-3 ore al giorno. Per malattia. Sempre per malattia. Sempre per malattia. Quando sua figlia, le cose per cui portò una certificazione medica in cui risultava che sua figlia era malata, sua figlia fu autorizzata, sì, a essere negli ospedali indicati da voi. Sì. Da ultimo nell'ospedale Gemelli. Gemelli. Quando sua figlia era ricoverata all'ospedale Gemelli, lei ha fatto un'istanza di libertà provvisoria per motivi di salute. È stata respinta? No, sì, non è stata respinta. Ce l'avete giù, in corso di l'istanza di libertà provvisoria presentata quando sua figlia, sì, era ricoverata all'ospedale Gemelli fu subordinata ad un accertamento del medico fiscale che accertasse le condizioni di salute. Quando stava morendo? Mentre il medico stava esperendo questo accertamento, sua figlia, già ricoverata all'ospedale, è deceduta. È purtroppo. Così. Una parola sola, giudice di Cesare, voi e il pubblico ministero, se avete i figli, quella figlia... Signora, non le permetto di parlare in questa maniera, sì, va, sì, bene? Perché adesso... Sa che mi ha detto il dottore di famiglia che ci misurate le gambe col centimetro? Ma dice, se era una bestia si salvava. Signora, 4 novembre 1983 è venuti da me, lei, per dirmi che all'ospedale San Filippo Neri
dove pure avevate chiesto che fosse mandata, la ragazza non poteva starci perché l'ospedale non era adatto. Non era adatto, ma l'avevo messa mezza ai matti. Dopodiché... Ma mia figlia non era matta, signor Zucci, mezza ai matti l'ho trovata. Sì, non so, ma che scherziamo davvero? Ma cosa volevano in Italia queste cose? Ambolina, ragazza di 21 anni, signore. Avete mandato a lui, mi ha accompagnato all'ascensore. Istanze e sono tutte state accolte. Aiutatemi che sto morendo. L'unica istanza di libertà provvisoria che risale a 4-5 mesi prima di queste, che non è stata accolta, è stata l'istanza di libertà provvisoria motivata non da ragioni di salute, ma dal fatto che lei non c'entrava niente con i delitti per i quali era stato imputato. Sì, però signor giudice, dico una cosa. L'istanza che il giudice tutore non poteva certamente accogliere così come. Noi siamo poveri, signor giudice. Se io avessi avuto un po' dei soldi che mettevo in debito privato, mia figlia non moriva. E questo lo devo fare, lo devo dire a tutti, non moriva mia figlia, perché una ragazza di 21 anni in giro voleva attaccare e mi è scritta l'ultima, non ve l'ho portata, che voleva passare una Natale a casa. Mamma, mi raccomando, che facessero un fonogramma, sono 2 anni che non lo faccio a casa, questo è il terzo, lo voglio fare a casa. Due prebbi mi ha scritto, quello non ve l'ho portato perché lo dovevo portare lunedì e lei mi è morta a scappo. Solo questo, signor giudice. Non mi interessa niente, faccio quello che mi faccio la vita mia, vada le piglia, signor giudice. Però la soddisfazione va fatta, perché a me nessuno mi ha aperto una porta. Nessuno ha detto, aprimo la porta a casa, andiamo a vedere dove è stata la casa, nessuno ha venuto a casa mia, nessuno. E lo devo fare, signor giudice, perché lei mi dice, mamma, finita la causa, a me l'avvocato di incarico mi ha detto, vai tutti i certificati, te, che la riaprimo noi, perché non mi doveva morire la figlia, mia signor giudice, 21 anni, piena di salute, ma è entrata le Bibbia a me. Cosa ci hanno dato le Bibbia? Quanti farmi ci hanno dato? Non si fanno queste cose, signor giudice, se avete figli, credetemi, io sono mamma, ce ne ho 3 sotto terra, no, mi dovevano aprire la porta, non volevo nemmeno che uscire da casa, mi figlia mandava le. Sua figlia le ha raccontato qualcosa sui fatti di cui era imputata, che ha commesso? Mia figlia non capiva tutto. Ha raccontato qualcosa sui fatti? No, quello che mi diceva, mamma, ho sbagliato, una volta sola, 19 anni, signora, avanti e dietro dalle scuole, via Roma. Mamma, ho sbagliato, però sto pagando con la vita mia, non con l'altra. La parola che mi diceva lei. Però buona mamma, io dicevo, Zaida, ti devi ricuperare la mia, ma non lo vedi, non te legge nemmeno mia figlia. Mi rispondeva, mamma, vado per te allora. Il giorno del tuo arresto tu ti trovavi con la Pochetti, no? Vi siete impossessati di una Lancia Gamma. Avete fatto. Oh, questa Lancia Gamma c'erano due persone, sì. Il Garagnani e la Leonardi Silvia. Noi stavamo dentro, chiusi in macchina, e a un certo punto abbiamo sentito bussare al vetro. Ci siamo rivoltati, ci stava Martini. E noi all'inizio non volevamo neanche aprire. E poi lui ha puntato una pistola al vetro e che poi la macchina e i vetri non si potevano, bisognava girare la chiave. Quindi Edoardo ha fatto come il gesto per aprire e lui ha puntato la pistola sul vetro. E ha fatto scendere Edoardo, io sono rimasta in macchina in quel momento. Come lui è entrato ha puntato la pistola a Edoardo, al Garagnani. E io ho detto se potevo scendere, mi sono tolta, mi stavo togliendo. Successo con la Leonardo. Voi mi dite spiega, io ve lo spiego così, perché è andata così. Apro la macchina di cuscente, dico ma se voglio la macchina. Non è che gli ho chiesto di darmi la roba quello che c'è addosso, gli ho chiesto solo la macchina. E la Leonardi, non lo so, adesso io non so come si è sentita, insomma se avrà avuto paura lì per lì, è rimasta ferma, è rimasta in macchina, è rimasta ferma in macchina. Edoardo gli ha detto prenditi la macchina ma lasciami lei, lui gli ha detto dice no, lei viene via e però tra poco la rilascio, così ha detto. E poi è entrata quest'altra donna, c'era, è entrata nel posto dietro e siamo partiti. Io sono montato, ho chiamato, ho fatto scendere la sella e montato in macchina e siamo partiti. E la ragazza non le ha detto niente? E la macchina, la ragazza mi ha detto, dice, dopo entramento che mi ha visto che sono partito, dice fammi scendere, no? Però in quel momento io non stavo, non la sentivo nemmeno, io non sentivo né lei, non sentivo niente, pensavo solo andare via e basta, a scappare. Poi vedo una volante, non so se erano carabinieri o polizia, ma non mi viene preciso. Vedo questa volante qua che esce insomma ad una traversa e io venivo forte con la macchina, dico eccoli. Ecco le guardie. Insomma, loro stavano. Insomma, gliela faccio andare, ma mi vengono dietro, credo che mi sono venuti dietro per un pezzo, io me ne vado. Gliela faccio. Scappo, la ruota davanti di questa macchina, di questa gamma, si buca.
E a un certo punto è scoppiata una gomma della macchina, quindi abbiamo dovuto lasciare la macchina, siamo scappati a piedi. Scendo giù di questa macchina e comincia a correre. E faccio strada, dico, guarda che adesso ti porto io, dico, a casa. Dico, sta tranquillo, dico, non ti succede niente. Io non ti voglio fare niente, capito? Dico, ti accompagno io a casa. Siamo scappati a piedi, siamo arrivati in un punto dove lui doveva prendere un'altra macchina e stavano passando delle persone dentro una 128. Allora siamo andati, cioè lui è andato lì, ha puntato la pistola a questo signore e gli ha dato pure, l'ha ferito pure con la sulla testa. Zahir ha preso i portafogli e poi siamo entrati e siamo scappati dalla 128. Punto sulla macchina. Sempre con la bilancia della pistola, sì. Sì, monta su questa macchina, su questo 128, insomma, partiamo, io e lei, noi tre. Siete saliti dal 128, come vi siete messi? Lui mi ha fatto salire nel posto accanto a lui, e Zahir... Era ragazzo, ragazzo. Beh, io stavo lì. Sei d'accordo con loro? No, che d'accordo. Non scappare, niente cose. Io d'altronde, sotto la minaccia di una pistola... cioè lei praticamente, insomma... dovevo camminare, cioè io non... forse è stata la... No, ma lei non era sempre minacciata con la pistola, cioè... No, però ovviamente vicino a una persona che arriva alle pistole... Lei c'era la paura, certo. Se facesse una cosa diversa dagli altri poteva essere... Cioè dopo la prima minaccia, quando lui mi ha detto, puntandomi la pistola, tu rimani e tu vieni, io certo con le parole gli dicevo lasciami, io sono un peso, tanto che all'inizio pensavo a un sequestro di persona, gli ho detto io non ho soldi, quindi ti stai sbagliando, perché non immaginavo per il motivo per il quale lui mi volesse prendere. Quindi ho detto, dico, però dopo di che, quando lui mi ha detto no, non male, basta che stai zitta. Quindi poi dopo lei ha fatto tutto quello, in sostanza, facevano loro certo, per paura di conseguenze. Hanno fatto quel percorso a piedi, lei non ha chiesto ancora di... Certo, gli ho chiesto, dico lasciatemi qua, in continuazione io lo chiedevo se mi potevano lasciare, però lui mi diceva no, adesso vieni con noi e poi dopo ti lasceremo dopo. Leonardi veniva dietro. Leonardi stava dietro, sì, camminava fianco a lei. Spontaneamente, la seguiva senza che lei la minacciasse. Stava vicino a me, ho detto che non mi facevo niente, ho la paura che vedete, meglio che sto vicino, non so, uguale, ha visto l'intenzione mia, non era una male, insomma io non credo di averla mai maltrattata, non credo di aver mai detto parole brutte, non credo di, cioè di essermi comportato male nei suoi confronti. Ma non l'hai mai minacciata, ti ha detto che doveva rimanere con te. Doveva rimanere con me. C'era la donna mia con me che voleva da dire. No, che la volete con lo stagio, con qualcosa del genere, no? La volevo solo portare a casa. Strana affermazione da parte di Giuseppe Mattini, perché prima di essere rilasciata Silvia Leonardi sarà costretta ad assistere al momento più pericoloso di tutta questa drammatica avventura. Infatti, mentre lei, Zahir e Johnny fuggono a bordo della 128, vengono intercettati da un'auto con a bordo due poliziotti. E qui Giuseppe Mattini diventa da fuggitivo assassino. Infatti uccide Michele Giraldi, un poliziotto di 27 anni, e ferisce il suo collega Mauro Petrangeli. Partiamo con questo 128. E volevo lasciare questa macchina per prendere un'altra macchina che io avevo. Non è stata così, fortuna. Passiamo in questa strada, insomma, in questi palazzi che io conoscevo lì quella zona, e mi viene dietro questa macchina, una panda, mi viene dietro questa panda qua, di cui saranno i proprietari della macchina, saranno il volante, era una macchina in borghese, non c'era scritto carabinieri nel volante, non c'era scritto niente, insomma, che succede? Questa panda qua mi viene proprio dietro attaccata, questa macchina che avevo io non andava. Dico lascio la macchina, salto in mezzo ai palazzi, conosco scappo, visto solo che me la frega, scappo, no? Lascio il 128, scendo dalla macchina, appena scendo giù dalla macchina, fermo! Mi sono girato così, ho sparato. Mi sono cucciato indietro così, mi sono buttato dietro la macchina e sono partiti due o tre colpi, non lo so adesso. Ha infranto tutto il vetro davanti, ha colpito prima Michele e poi ha colpito a me sulla testa. Ah, poi qualcuno di voi ha risposto al fuoco? No, perché era impossibile, non c'è stato materialmente il tempo. È uscito impugnando il suo revolver.
e ha sparato immediatamente, giudici. I poliziotti non hanno fatto in tempo a scendere dalla macchina. Ha sparato soltanto Mastini. Ha sparato 4 colpi. E non avete sparato, non è nessun colpo? No, nessun colpo. Quindi non impugnava nessuna arma. Visto, ho serà la mitraglietta, la pistola, vi dico una bugia. So solo che avete detto, ho sentito 2 botti, non lo so adesso. L'impressione è mia, non l'impressione è mia. Avranno sparato. E chi è sceso dalla macchina? Girardi. Non è che è sceso però per colpire a lui, è sceso per prendere la bocca d'aria perché gli hanno avuto il sangue in bocca e non riusciva a respirare. Quindi è sceso dalla macchina, Girardi aveva che arma aveva? No, nulla, perché la mitraglietta l'ha lasciata sul pavimento della vettura e la pistola ce l'aveva dentro la fondina. Lei ha visto cadere Girardi, ha visto? Sì. E ha visto se l'imputato si è avvicinato a Girardi, si è sparato ancora? Sì, si è avvicinato prima alla vettura, è andato intorno alla vettura e poi si è avvicinato a Girardi. E ha sparato? E ha sparato un colpo a distanza molto ravvicinata. Lui si è fermato perché voleva uccidere, semplicemente per questo. Sarebbe stato più logico forse scappare, no? Lui voleva proprio uccidere, il desiderio del sangue. Io ho sparato così, non ho sparato per ammazzare, insomma, io non volevo quello, perché mi sono girato e ho sparato così a casaccio. Poi, sfortuna, come lo volete voi, è andata così, però io non volevo. Che distanza era quando ha sparato? Che distanza era? Che distanza era? Vicino, signor Presidente, proprio... Sembra che il a sparare per primo sia stato tu, addirittura quando il Girardi era ancora in macchina. Poi tu ti sei avvicinato dall'alto verso il basso. Io dico questo, io sono sceso dalla macchina solo per scappare. Mi sono avvicinato, c'era una cancellata per scappare in mezzo ai palazzi per poter, insomma, scappare. Io quanto sono arrivato vicino al cancello, mi sono sentito bene, e lì mi sono girato così, ho visto questo qua già con la pistola appoggiata su o il mitra, non mi ricordo adesso che cos'è, però era là un'arma appoggiata sulla finestra, mi sono girato così e ho sparato. È stato, non lo so. Ma era uscito dalla macchina? Sì, era uscito dalla macchina. Ma in macchina ce n'erano 2? Sì. Tutte e 2 erano uscite dalla macchina? No, uno è uscito dalla macchina. Il guidatore o l'altro? Quell'altro. Vabbè, quello a fianco del guidatore. Sì. Vabbè. E poi tu hai sparato all'indirizzo? Io quando ho sparato così, non ho sparato adesso... Cioè, per mirare, per... Ho sparato. Io mi sono visto morto, signor Presidente. Io mi sono visto morto. È stato lì solamente l'istinto che mi... Signor Presidente. Quando è stato interrogato dal magistrato, dal giudice istruttore, ha detto che non era sicuro che il Mastini avesse sparato a distanza ravvicinata l'ultimo colpo verso il Girardi, cioè no. Che lei stava perdendo conoscenza, aveva già perso i sensi. Sinceramente mi dà l'impressione che si è sparato. Ha visto l'imputato scendere? Sì. Hanno cominciato spari più vicino a lei o spari più lontano da lei? No, io ho sentito subito gli spari vicino a me, io li ho ancora dentro, quindi, e poi dopo c'è stato tutto un proseguirsi di spari. Lei ha visto l'imputato Mastini allontanarsi e andare verso l'altra macchina? No, non ho visto. Ha inteso tra la sparatoria, cioè dopo che era terminata la sparatoria, se c'è stato un singolo colpo isolato, cioè un colpo di pistola d'arma da fuoco? Non me lo ricordo. Non so, ricordo questa cosa, se c'è stato un colpo d'arma da fuoco. Le perizie balistiche hanno dimostrato che nessuno dei 2 agenti sparò e che fu la pistola di Giuseppe Mastini ad uccidere Michele Giraldi e a ferire il suo collega. Ma questa lunga notte, quella del 23 marzo dell'87, non è ancora finita. Infatti, dopo questa tragedia, Johnny lo Zingaro fugge con le 2 donne a bordo della 128. E sono partito con la macchina da questa tanto. E lì non capivo proprio più niente. E lì ho cominciato a bere, c'era una bottiglia di whisky che me l'era portata già, ho cominciato a bere ancora, ho pippato ancora. Sono andato via. Dopo quel coi impossessati di un Alfa Romeo 90. Sentite qua,
Vedo quest'Alfa 2000 sulla strada. Il Mastini ha fermato la macchina e disse che voleva prendere un Alfa 2000. Un Alfa 90 che sta vicino a una cabina telefonica. Sì, perché era una macchina veloce. Lei ricorda che ha detto di aver visto che c'era una cabina telefonica e c'era una persona? Sto per avvicinarmi alla macchina e sono partiti bam 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 bam, ha cominciato a sparare tutto spiano, doppio caricatore, non me lo scordo mica, non me lo scordo perché, capito, l'istinto che mi è venuto, capito, da tirare, da sparare anch'io. Vedo arrivare a un 128, forte velocità, vedo nettamente gli occupanti girarsi verso di me e questa macchina fermarsi una quindicina di metri dopo, 10-15 metri dopo, nell'oscurità. Intanto avevo già parcheggiato la mia macchina rasente al marciapiede, antistante alla cabina, l'avevo lasciata con i fari accesi, mente chiusa ma in moto. Continuo su tutto. Niente, stando all'interno della cabina sento sta macchina proprio frenare di colpo. A questo punto mi sottestisco perché nella zona non ci stanno niente, non ci sta bara, non ci sta nient'altro. Allora metto la mano sotto la giacca per prendere la pistola d'ordinanza, tenermela in mano, dico, cioè non so chi sia a quell'ora, e intravedo in lontananza, intravedo che da questa macchina scendono due persone, uno dallo sportello anteriore e uno da uno posteriore. Quella che è scesa dallo sportello posteriore si mette subito in penombra fra le macchine in sosta e sotto gli alberi, dunque non riuscivo a vedere. L'altra persona me la ritrovo praticamente di fronte a me, appoggiato sul lato di guida dello sportello di guida della macchina mia, dunque ci fissa praticamente così, con una pistola a tamburo e me la punta sul tettuccio della macchina. A tal punto la persona sicuramente si accorge, a fattispecie, ma sì, si accorge del fatto che avessi questa pistola in mano, praticamente mi esplode un colpo diretto sul lato dove stavo io, cioè sul lato sinistro della cabina dove c'è l'apparecchio telefonico. A tal punto io mi scanso sulla destra, armo e mentre mi fletto leggermente risparo a questa persona. Io cercavo un po' di misurare gli spari miei perché ero cosciente del fatto che avessi solo 15 colpi alla mia pistola d'ordinanza. Vedo il volume di fuoco che aumenta nettamente, tanto è vero che i cristalli della macchina mia vanno in frantumi, così via. Io cerco di sparare uno o due colpi in direzione loro, ma la macchina ci era interposta fra noi due, dunque faceva da scudo a me, facevano da scudo pure a loro. Io inconsciamente ne avevo calcolato che ne avessi due ancora nel serbatoio della mia pistola, non posso sprecarli così. Praticamente non rispondo al fuoco, dopo loro mi sparano 7-8 colpi di seguito, tum 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 tum. Vedo la macchina che praticamente riprende la sua corsa, sicuramente era stata lasciata in moto, non so dire altro, che sgomma e va via. Ha colpito la cabina telefonica a pochi centimetri dalla testa di Nolfi. Volontà di uccidere ancora una volta. Ricorda se insieme al Mastini, proprio che invece questa seconda volta la pochetta è uscita? No, io non posso escludere niente, però io non mi sono resa conto. L'Alfa 90 non l'avete presa, il Mastini è tornato. Tornato in macchina dicendo che ne aveva ammazzati tre. È chiaro che la morte di Zaira Pochetti ha impedito una ricostruzione precisa dei fatti, anche perché Silvia Leonardi, in stato di shock, era troppo confusa per poter ricordare con precisione. Riconoscere che i reati commessi con tanta determinazione da Johnny lo zingaro quella notte sono tutti legati dal desiderio di fuggire, di sottrarsi alle forze dell'ordine. E infatti Silvia Leonardi verrà dopo poco, dopo questa ennesima sparatoria, liberata e non usata come ostaggio. Io non sapevo più dove andare, non è che dice che eri preparato, che c'avevi gli appoggi, avevi le case, insomma eri organizzato, io non ero organizzato, io cioè mi guadagnavo la giornata lì per lì, stavo fuori così, capite come voglio dire? Dico, prendiamo un'altra macchina, dico, vediamo se la faccio accompagnata a casa a questa ragazza qua che ho fatto. I posti del blocco, la mano dentro i capelli, dico tipo si scende, dico vattene, infatti, dico, che ne so, dico cerca da, dico mo troverai qualcuno, telefona a qualche casa qua, stanno sti casali, dico, sicuramente, dico stai qua in macchina, dico
A me mi ammassano, dico ti ammassano pure a te, ho fatto. E se era anche l'estero, stavano a strippare. Quando è stato il momento in cui il Mastini... Mi ha lasciato. Siamo arrivati in una campagna praticamente. Dove ha fermato la macchina, ha buttato la macchina perché ci stavano gli elicotteri e quindi la potevano vedere dall'alto. Siamo entrati in questo bosco e io a quel punto stavo completamente scalza, l'altra scarpa me l'ero persa. E quindi ero d'intralcio a loro perché si dovevano nascondere tre persone invece di due in mezzo agli alberi. E allora a forza di dirgli lasciami, non dirò niente, starò qua, a un certo punto si misero a parlare loro due in disparte, poi tornò a lui e mi disse io ti lascio. Devo rimanere lì, aspettare in modo che non... Infatti ho aspettato per due ore sdraiata in questo prato, che avevo paura che mi potessero sparare. Sono andata verso a cercare una casa. L'atteggiamento del Mastini nei suoi confronti, a parte le minacce iniziali, altri atti di minaccia, di violenza nei suoi confronti non... È... Cioè durante le... No, lui mi diceva sempre che io devo stare tranquilla. Da pochissimo ha avuto quella gelosia nei suoi confronti, mi pare di aver capito che lei avesse avuto una sensazione del genere. No. Si fosse infastidita per... Lei era più dura con me in certi momenti, però io non penso in quei momenti, una... Cioè nei momenti in cui loro stavano rischiando praticamente la morte, non penso che possa pensare alla gelosia e poi di che cosa, cioè non... Io penso che... potesse essere infastidita del fatto che io stavo là, perché era un peso in più per loro, ovviamente. Ma non penso per gelosia, cioè perché gli ero d'intralcio. Ma... Altre domande? Quando si sono fermati, a un certo punto il Mastini ha fatto allontanare la Pochetti. Anzitutto volevo sapere se questo è vero o no. Per andare a vedere se ci stavano... poliziotti. In questa circostanza, allontanata la Pochetti, è successo qualche episodio? Sì, lui provò appunto a violentarmi perché voleva, ecco. Però non ebbe il tempo perché immediatamente tornò la Pochetti, infatti in quel momento lei si arrabbiò con lui. Tentò di violentare. Mi disse appunto che mi voleva violentare. Cioè avrebbe voluto stare con lei, insomma, che sì. Cosa anche contro la sua volontà. Sì, beh, anche se ci stava lei in macchina lo diceva sempre che io gli piacevo. E che ero bella, mi faceva complimenti, però io, insomma penso che fossero cose dette tanto per dire. Prima di andare via Zaira mi disse soltanto deve dimenticare le nostre facce. Il Mastino mi diede un bacio sulla ruota dicendomi in bocca al lupo, non altro da aggiungere, cioè, conferma questa via. Difficilmente questa donna potrà assaporare il silenzio di una notte senza covare nell'animo il timore che da un momento all'altro, dal buio, possa comparire qualcuno che trasformi la tranquillità in tragedia. Ed arriviamo all'episodio Silvia Leonardi. Io vorrei far presente come tale sequestro di persona sia del tutto occasionale. Signori, altrimenti come facciamo a spiegare quale logica può spingere il Mastini, che ha già una donna accanto a sé, che è la sua donna, che ama, a prendersi un'altra ragazza? Logica. Una presenza che sarà poi solo di ostacolo e segnerà il suo principio della fine. Molti sono i reati anche gravi e gravissimi, come l'omicidio dell'agente Giraldi, commessi e riconosciuti da Johnny Lo Zingaro. Ma bisogna dire che in questa qualsiasi reato venisse commesso nell'area intorno a Roma veniva attribuita al biondino. Viene trattata una rapina avvenuta in una villa Sacrofano l'8 marzo dell'87, in cui è rimasto ucciso il proprietario. Rapina attribuita a Mastini, ma da lui sempre negata. Oh, adesso è rimasto l'episodio di Sacrofano. Tu hai negato che queste cose hai detto di ma io neanche ne voglio parlare. Non sai manco dov'è la. Ma non ne voglio proprio parlare. Non ne voglio neanche parlare. Non mi interessa neanche parlare. Non mi interessa, cioè mi interessa solamente che mi può dispiacere di quello che hanno fatto dentro questa villa, però proprio quanto hai visto, quanto ti senti proprio che c'è il cuore, l'animo, proprio che non puoi avere rimorso, non puoi sentirti rimorso perché proprio non è roba tua, non lo faresti mai, non mi passerebbe neanche per ma non mi
piuttosto mi ammazzo come un cane piuttosto andare a fare una cosa così. Perché piuttosto andare dentro una villa, andare a fare una rapina dentro una casa, a fare un... Allora entro in banca, allora vado dentro una banca. Se io partivo con un'intenzione, vi dico solamente questo qua, Presidente. Perché, cioè, capitemi come voglio dire. Io sono originale, questo dire, originale. Cioè, per come mi sento io, per come sono fatto io, per carattere che ho io. Allora, piuttosto andare a fare una rapina così, preferisco andare dentro un orefice. Prendo un 500, 600 milioni, 200 milioni. Vado a fare una rapina dentro una casa e ammasso una persona per due anelli, per 100.000 lire ammasso una persona, ma mi sparo in testa da solo allora. Allora sei un bastardo proprio, ma ammasserei come un cane, ma mi impiccherei subito, guarda. Non mi passa neanche per la testa. E quello lì con tutto l'animo, con il cuore, proprio lo strillo, lo posso strillare in tutto il mondo. Ma con tutte le rapine che volete, quello lì, ma non vedo. Non voglio neanche che lo pensiate, capito? Neanche che minimamente potete immaginare o pensare che io abbia potuto fare una cosa del genere, perché non esiste proprio, perché il cuore mio su quella roba lì. Era una domenica e io sono andata a letto. Mio marito guardava la TV, il calcio. Dopo è andato a letto anche lui. Ma aveva lasciato il cane dove abbiamo sentito un po' di rumore. Come se il cane giocava, non lo so. Mio marito si è alzato e uscendo dalla camera si è trovato davanti un uomo con la pistola in mano. Il mio marito ha detto: ma che fa lei? Che fa? Che fa lei? Tremava. Dove sono i gioielli? Dove sono i gioielli? E il mio marito ha detto: ma non c'è niente qui. Dopodiché ha visto una borsa sul mio lato, alla destra, su una tavola. È andato direttamente verso questa borsa, una piccola borsa, dove ha trovato soldi, c'era qualche gioielli, c'erano qualche gioielli. Ah, avevate questi gioielli? Si ritornava verso il mio marito. Perché non l'ha detto? Perché non l'ha detto? Alzando un po' la voce. Dopo tutto è un po' confuso. Ha detto: ma dove sono i cani, mio marito? Ha sorriso un po' sul lato, la sua pistola. E ha sparato sul mio marito, sulla fronte. Sente, lei ha fatto una descrizione dell'assassino, insomma. Sì. E per quanto riguarda i capelli, che cosa? Biondo, piuttosto verso il biondo, diciamo. Cioè, il colore dei capelli le sembrava naturale oppure capelli ossigenati? No, cioè tinti in qualche modo? Assolutamente, totalmente naturale. Naturale. Davanti. Presidente, io vorrei fare una domanda. La signora, in foglio 6 della traduzione giurata, dichiara: quando le persone venivano a farci visita, i cani abbaiavano. Ciò non succedeva con due persone, il giardiniere e Sergio. Ci può dare una spiegazione? Che non ce l'ha mai data questa spiegazione. Se qui ci parla solo del giardiniere e Sergio, le uniche due persone che non abbaiavano. Io non me lo spiego io. Insomma, lei è certa che i cani non abbiano abbaiato? Questa è sicurissima di questo. Esatto. Uno dei cani si trovava addirittura dentro casa. Sì, esatto, e l'altro nel garage. Senta, quando lei ha riconosciuto, indicato per la prima volta l'assassino, su quale base l'ha riconosciuto? Gli hanno fatto vedere una fotografia o parecchie fotografie? Una cinquantina di uomini, così, uno dopo l'altro. Gli hanno fatto vedere queste fotografie qui? Bianco e nero. Sì, vabbè, ma comunque certamente però. Non ho detto biondo, ho detto verso il biondo. Comunque. Non hai il minimo dubbio sul riconoscimento? No. Qua adesso. Veronique Michel non aveva nessun interesse a accusare una persona di cui non era certa. Il suo unico interesse è sempre stato, l'ha ribadito a tutti i giudici che l'hanno.
nipote provato, l'assassino di suo marito. Mastini, signori, non ha mai commesso questo omicidio. L'omicida, il rapinatore omicida, lascia impronte dappertutto, rovista i cassetti. Vengono fatte le impronte dalla scientifica, nessuna impronta è di Mastini. E allora com'è lui l'omicida? Come può essere lui l'omicida? I cani. Strano questo comportamento tenuto dai cani. Per esplicita affermazione della Veronique, i cani abbaiano a tutti, eccetto al fagioli e al giardiniere, ossia a quelle persone che hanno una frequentazione con la villa. Il rapinatore omicida, signori, va cercato nell'ambito di Sacrofano, nell'ambito di un ambiente ristretto, nell'ambito di persone che avevano frequentazione con la villa, e non certo può essere il Mastini. Vi chiedo pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato Mastini Giuseppe per tutti i reati dal capo 1 al 54 che gli sono stati specificamente contestati, con la richiesta dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno, pronunciando ovviamente le pene accessorie che conseguono e dichiarando il non doversi procedere per morte del reo nei confronti della Pochetti Zaire. Egli è qui dinanzi a voi, signori. È una figura che pare viva, ma dentro è più spenta dell'altro che egli spense. Giustizia e pietà. In nome della giustizia io vi chiedo che la pietà abbia il sopravvento. Considerate la sua giovane vita, considerate il caso giudiziario, considerate tutto e siate clementi con lui. Ho concluso. Io devo dire solo una cosa, signor Presidente. Può dispiacermi, sì, per quello che è successo, per quello che ho fatto, diciamo, alla gente Girardi, a quel fatto lì. E di questo so io che mi... So io ciò che... Ma su quell'omicidio lì, ve lo giuro, signor Presidente, ve lo giuro sulla tomba di mia madre, su ciò che ho toccato nella mia vita, non ne so proprio niente. Mi volete dare a calcolo per la gente? Fatto. E quello tutto l'animo. Io sono un gitano, signor Presidente, e un gitano per la mentalità nostra, per i nostri pensieri, per come la vediamo. Dice, non è giusto, però un ladro si ammette, rubare, dice, non è giusto neanche rubare, però si ammette anche rubare. Ma rubare, uccidere per rubare, è contro la nostra tradizione, è contro i nostri principi, è contro i nostri pensieri, è contro tutte queste cose. Non esiste che un gitano uccida per... Non lo farebbe mai, non mi passerebbe mai per la testa uccidere per i soldi, per... Non lo farebbe mai, mai non lo farebbe. E questo ve lo giuro sulla vita mia, ve lo giuro davanti a Dio. E se quello che io dico non è così, vorrei che Dio mi dasse, non lo so, vorrei che mi facesse avere la più brutto male, che potesse morire subito quanto io sto di una bugia. Vorrei morire subito, vorrei che mi capitasse a me se io dico una bugia. E di questo ve lo giuro. Ne sono innocente. Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, la Sesta Corte d'Assise di Roma, alla pubblica udienza del 10 aprile 1989, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza. Dichiara Mastini Giuseppe colpevole dei reati ascritti, fatta eccezione per quelli di cui ai capi 9, 17, 51, 52, 53 e 54. E lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali di custodia in carcere, all'interdizione perpetua dei pubblici uffici e all'isolamento diurno per mesi 3. Dichiara non doversi procedere a carico di Pochetti Zaire in ordine ad ascritti per essere gli stessi estitti per morte dell'imputato. L'udienza è tolta. Giuseppe
assolto in primo grado per insufficienza di prove per tutti i reati relativi alla rapina di Sacrofano, ma successivamente era stato condannato in appello e in Cassazione. Johnny Lo Zingaro, il 30 giugno di quest'anno, dopo un permesso premio, è per l'ennesima volta fuggito, ma dopo nemmeno